Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Credo di poter dire, senza tema di smentita, che la colpa più grave e più imperdonabile dei 5 Stelle sia l'aver fatto volare in frantumi la fiducia collettiva nella possibilità del nuovo in politica. Nell'aver cioè dimostrato con la loro inqualificabile metamorfosi kafkiana che sotto il nuovo si nasconde già da sempre il vecchio, sia pure in diverse e più seducenti sembianze. Dietro la maschera accattivante del movimento che in origine avrebbe dovuto rovesciare le geometrie dell'esistente, o più prosaicamente, secondo la sua ittica espressione, aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, ebbene, vera ancora una volta il medesimo. E il medesimo coincide con la politica intesa e praticata come mera continuazione dell'economia, a sua volta intesa e praticata come decisione autocratica dei mercati e delle loro classi di riferimento no border, gli incappucciati della finanza, i globocrati senza anima e senza coscienza infelice. Anche così potrebbe definirsi in effetti il liberismo come nuova ragione del mondo, il governo per i mercati, la politica come continuazione dell'economia con altri mezzi. Di per sé va detto è poca cosa la parabola involutiva del Movimento 5 Stelle. Nato con un comico, si estingue comicamente. Nell'agosto del 2019 il movimento si è disinnescato e decaffeinato. Ora, a nemmeno 2 anni di distanza, esso è evaporato. È diventato appieno ciò contro cui combatteva. Ha aderito all'europeismo come decisionismo tecnico-repressivo di Bruxelles e si è spinto, è storia di ieri, ad appoggiare il governo dell'euroinomane più impenitente, l'ex Goldman Sachs Mario Draghi. Ebbene sì, il Movimento 5 Stelle, tramite la piattaforma Rousseau, ha espresso il proprio favore, la propria fiducia al governo con Mario Draghi. Peraltro con un quesito sulla piattaforma Rousseau che stupisce per la sua regressiva formulazione tautologica. Formulazione con la quale si presume che i militanti, trattati come un'uniforme massa di idioti, non possano fare altro che assentire nella forma del plebiscito al cospetto del nuovo governo Draghi. L'ondata di disincantamento e di delusione generata dai 5 Stelle è e resta la loro colpa più grande, la più imperdonabile. D'ora in avanti sarà ancor più difficile provare a entusiasmare gli sconfitti della globalizzazione, convincendoli del fatto che tutto è tremendo ma non irrimediabile, e che vi è ben altro al di là delle rovine dell'esistente pietrificato dallo sguardo medusizzante del liberismo. Abbiamo già dato, risponderanno verosimilmente con rabbia e delusione gravide di buone ragioni, i dannati della terra. L'ordine dominante non avrebbe potuto chiedere di meglio. È il più grande servizio che gli si potesse offrire. Gli si è consegnato lo scalpo della speranza nella trasformazione possibile. Per questo sarà ancora più arduo, e non di meno ancora più doveroso, lavorare per costruire il nuovo respingendo il vecchio e per decostruire la mistica della necessità che da oggi si è ulteriormente fortificata. Radioattività con Diego Fusaro.